Durante l'ultima serata del Settembre Culturale al Castello, evento organizzato dal Comune di Agropoli, è intervenuto ai microfoni della nostra emittente Antonio Manzo, direttore del quotidiano di Salerno, La Città, presente all'incontro come ospite, insieme al senatore Sandro Ruotolo, per trattare il tema giudizi e pregiudizi. Manzo, nell'intervista, ha parlato di argomenti come l'immigrazione e il recupero dell'identità linguistica italiana. Il problema non è solo più muri verso lo straniero, muri nella stessa Italia, quando prevale la politica del rancore, dell'odio, dell'aggressione a qualunque costo, del linguaggio smisurato, della politica senza anima, e questo è più che un muro. Secondo lei, i social a che punto hanno influenzato il non uso della lingua italiana che c'è in questi tempi e cosa si può fare per arrivare a un recupero delle identità culturali e linguistiche? Allora, i social sono un dato incontestabile della nostra società contemporanea, avranno sempre più un valore, ma il problema è che la parola non morirà, scritta o parlata. Il sapere non sarà sostituito dai social, sarà accompagnato dai social. Ecco perché il futuro della scuola è proprio quello di inserirsi in una realtà nuova, del tutto nuova e senza alcuna sperimentazione, dove i social aiutano ad imparare e soprattutto aiutano ad educare, cioè un verbo utilizzato pochissimo in una società dove sembra che prevalga il senza regole rispetto alla regola, sia essa etica, sia essa regola etica o regola civile innanzitutto. Quindi secondo lei social e appunto cultura scritta possono andare a braccetto per un recupero dell'Italia, Certo, della cultura italiana? se la strada è quella, utilizziamo i social Nel modo nel corretto. modo corretto.